Prima che inizi il video ci tenevo a ricordarvi che il 4 dicembre, ragazzuoli, ci sarà il restock del merchandising del canale, ovvero le magliette e le felpe che mi vedete indossare praticamente in tutti i video. Questa qua, shock culinario, con annessa magliettina, ovviamente immancabile felpa e maglietta, buon appetito a tutti. Durerà solamente una settimana, quindi fino al 10 dicembre, quindi per rimanere aggiornati in tempo reale mi raccomando seguitemi su Instagram se volete acquistarlo e buona visione col video. Dove è arrivare questo momento? Ci siamo cascati. A vostra grande richiesta, perché ti hanno richiesto nei commenti, è tornato il buon Ale. E adesso siamo qua, nella capitale della Francia, per dare la svolta e magari una conclusione alla serie che sto portando avanti ormai da 5 mesi sulle colazioni, sugli sfogliati, che mi ha fatto partire quest'uomo. Secondo me non è nemmeno un futur come tanti altri, ma questa è una missione, è una guerra, noi contro il burro. Poi Parigi, la patria degli sfogliati, io c'ho un hype incredibile. La missione è una, trovare il migliore di tutti. Minchia, non vedo l'ora, bra. È il primo posticino per la colazione a Parigi, Bohemier. Questo super consigliato a tantissime persone e anche espertoni. Ha due sedi qui a Parigi, questa qui diciamo è quella un po' più nascostina dove c'è meno fila. Durante tutta questa serie sugli sfogliati che ho fatto in giro per l'Italia e l'Europa, trovavo dei croissant belli proprio. Invece qui a Parigi sono tutti molto, non brutti, però cioè normali. Cioè sì, come potresti trovare benissimo anche un barretto in Italia. Non so perché, cioè non ci tengono molto all'aspetto, penso più alla qualità degli ingredienti e al sapore. Una cosa che io noto tanta differenza tra Italia e Parigi è proprio la caratteristica dei profumi. Qui si sente proprio che il burro la fa da padrone. Qui senti proprio il profumo di burro sciolto. Lo sento molto compatto dentro, eh. Uno. Oddio, ma è crudo. Ma che è? Questa pasta è cruda. Oh, Andrea che non ha no, cruda. Vai te? Come si dice cazzo in francese? Vediamo che dicono i francesi orgogliosi. O comunque le figure di merda fa sempre a me. E niente, ce l'ha cambiato anche con una faccia un po' perplessa. Ci ha dato un altro croissant. Ma che è? Ma un altro posto. Pensavo, eravamo dei pivelli dei turisti. Ma non hanno capito niente questi. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma ultra leggero, diverso. Sembra un altro croissant. Dai. È un'altra storia. E io ragazzi, ma lo vedete? Fate attenzione, cioè tagliatevi sempre i vostri croissant. Allora, ragazzi, buon appetito a tutti e buona colazione a Parigi. Cin cin. Io sono sempre dell'idea che gioca tanto con la temperatura, perché un prodotto così è un buon prodotto. Sa di burro, è fragrante, è fatto bene. Sembra meno burroso dell'altro, però. In bocca lo sento anche un po' molto scioglievole. Proviamo lui, che mi incuriosisce tantissimo, non so cosa sia, aveva un nome particolare. È tipo un escargot, però sotto glassata, che ha questa base. Qui viene aggiunto dello zucchero, in questo caso sopra zucchero di canna e sotto un pochino di zucchero semolato. Lo zucchero semolato in forno ovviamente caramellizza e fa questa struttura che è una cosa che viaggi. Questo è un dolce in particolare. Lo assaggerai? Mi darei ragione sul fatto che questo è uguale, il sapore, alla sfoglia e alla crema che c'è da noi. Quelle chiuse a conchiglia con tutto il zucchero all'esterno. Ci sta. Ti lascia proprio un sapore dolce in bocca, il che è piacevole. Questo è buono. L'upgrade che gli dà questo caramello sotto lo fa proprio bello crunchy, bello gustoso. Buonissimo. E adesso vediamo il gran finale. Buono, è buono. Goloso è goloso, però è troppo predominante la parte della confettura. Non è croccantissimo l'impasto, la sfoglia. Quindi boh, mi direi te. Allora sì, sente il sapore di mirtillo bello intenso che contrasta un po' la dolcezza del burro con questo sprognolo un po' pungente. Anche l'esterno non è croccantissimo appunto e quindi rimane un po' morbido e non si scioglie molto. Mordiamo solamente il cuore. Il New York Roll di Philippe Teilhac a Nizza ancora non viene battuto. Però vabbè, questo qui Bohemier è un posto dove fanno il New York croissant a Parigi. Adesso biciclettina. Si va super fieri verso la prossima pasticceria. Fa veramente tutto freddo, non ci si aspettava. Però c'è un bel mood. Parabello. Ah, il traffico parigino. Ui! Una bella salitozza, si smaltisce. Siamo arrivati al Pantheon. Boulangerie moderne. Le gallette è una torta che fanno in un periodo particolare di Parigi.
Si chiama la galette de roi. È la famosa torta dove ci mettono l'anello. E chi lo mangia è forse, cioè chi ti spacchi il dente, ma sei fortunato. Fanno anche tutte baguette ripiene, mega meringoni, tortine varie, eclair e poi la robetta che piace a noi. Poi ci siamo presi un pan au chocolat e poi un croissant spiaccicato con sopra le mandorle. C'è una ricetta di riavanzo, no? Di riutilizzo del croissant. In pratica il croissant del giorno prima vengono pressati, gli viene messa questa specie di marzapane fatto di mandorle e sopra le mandorle tagliate a fettine. Ho un cioccolato che ti devo dire non mi ispira per niente, però se mi dici che tanta roba... Vediamo, vediamo. La cioccolata non ha un grande sapore, una grande personalità, è tutto abbastanza sopraffatto dal sopra di burro. Il fatto che sia soffice non mi fa impazzire, in bocca non ha una bella consistenza. Ora sarò un po' condizionato da quello che hai detto te, però... Mordilo qua, mordilo. Lo proviamo. Niente di eccesso. All'occhio pensavo che fosse una bella bomba, invece un pane al cioccolato come tanti altri. Stiamo notando davvero con piacere che Parigi ci mette in seria difficoltà a trovare un... O siamo abituati troppo bene... O abbiamo alzato l'asticella troppo alta. Sì, però i top player ancora bisogna farli, eh. Lo sfragno in due parti. Aspetta, vai. Ma che c'è dentro? C'è anche la pasta di mandorle dentro. Sì, questa è uno schiaffo per l'umanità. Non è male come variante, eh. Questa pasta di mandorle dentro non mi dispiace per niente. Essendo appunto una nuova esperienza, non c'è un metro di paragone. Mi piace, ci sta. Da dividere in due è perfetto. Da mangiare uno intero andrà in difficoltà. È vero, andrà in difficoltà. Un po' all'apposo. Quanto abbiamo pagato queste due paste? Abbiamo pagato 3,70 euro, quindi onesto. Il prezzo è onestissimo. Super acclamato dalla critica, The French Bastard. Ci sono pareri discordanti per questo posto. Ha tante sedi a Parigi. Noi ora siamo a quella di Saint-Denis. Io personalmente ho già provato, non mi espongo a giudizi, però ci sono qualche chicchettina, tipo il crapping, che quello per forza l'ha preso. Ma dentro sto morendo di freddo, mi sto spaccando tutte le mani. Fatto provviste? La vetrina bella assortita di paninozzi salati, lavorano molto visto con il carbone anche per quanto riguarda il dolce. Tutti i prodotti sfogliati, pan suisse, pan au chocolat, croissant, ma poi robetta. Mi sono preso tre prodotti per 11,60 euro con l'acqua, quindi prezzo normale. Io direi di iniziare da quello più semplice, quello più tradizionale, che prima ci ha deluso. E qui invece mi ispirava un bel po' dell'aspetto, il pan au chocolat. Non è uno di quei pan au chocolat belli grossi, gonfi, però ha una bella struttura. L'ho visto lì, ho detto no, però, ma sai che prima ci ha deluso, in questo video si deve mettere un pan au chocolat fatto bene. Ragazzi, assaggiamo. Poi il cioccolato fondente è bello deciso, amarognolo, e l'impasto si scioglie in bocca. Lo senti che si scioglie, piano piano si scioglierebbe. L'esterno non troppo croccante, ma molto buono. Qui cominciamo a cambiare campionato, cominciamo a entrare tra i buoni panna al cioccolato. La parte che lo rende piacevolmente più buono è proprio la parte del cioccolato fondente. Il cioccolato fondente è proprio predominante, però un amaro piacevole, no? Adesso, visto che fra boulangerie, pasticcerie, ritorna sempre. È sempre lì da parte, lo trovi ovunque. Lui, il flan. Flan alla vaniglia, che ti devo dire, mi ricorda un po', non so se te l'hai mai preso da piccolo, se ti portavamo in pasticceria a fare colazione, io l'ho fissato. La pastina di riso, la frolla con dentro la crema di riso, e mi garbava tantissimo. Più o meno lo stesso concetto, non c'è il riso qui dentro, però all'esterno una pasta frolla con zucchero e poi all'interno crema alla vaniglia. Mi piace, questo mi piace. Crema alla vaniglia, buon sapore. All'esterno invece questa crosticina fatta con lo zucchero, croccantina. Buono. Tu metti il piedino, sarebbe stato il top, ma buono, come concetto mi piace un sacco. Beh, comunque si vedono anche dentro proprio i semini della vaniglia, sopra bello caramellato, cotto bene, non è male. Ma scusami, però ti sei privato della crosta esterna, che è la parte meglio. C'ho quattro morsi ancora a giocarmi. È buono. È buono, è molto equilibrata la crema, liscia, ha un bellissimo finale di vaniglia. La crosta è buona, fa la differenza. Cioè, accostato con la crosta, la crema ci sta. Ti dà quel croccante che armonizza il tutto. Non so se ce la faccio a tirarlo fuori, Madonna. Ha un peso specifico. Oh.
Ma che è questa roba? I Kraffin. C'era sia quello normale, quello classico. Noi siamo per le cose semplici, banali. No, Kraffin al cioccolato. Impasto al cioccolato e dentro super mega ripieno di crema al cioccolato, appunto. Allora, il crunch incredibile, non me l'aspettavo così crunchy. Anche la crema al cioccolato è buona, però non so se è venuta all'impasto, ma ci ho sentito il sapore di burro, bello pesante, di come quando mia nonna mi faceva il pane, burro e zucchero. Quindi questo sapore un po' stucchevole di burro. Non so se appunto è venuto dall'impasto, che molto burroso, però questo sì, questo uno non so se una persona normale riuscirebbe a finirlo. Un gran bel prodotto questo. Ciao vai, questa è una bomba. Il cioccolato penso sia fatto da ganache e cioccolato fondente, o una crema pasticcera al cioccolato fondente, quindi è stucchevole ma non eccessivo come un cioccolato al latte. Ha quel cavolo di crunch che è una roba divina, divina. Che casino stiamo facendo. Attualmente questo qui è il top 1. Dall'esterno sembra tipo un palazzo che deve essere restaurato, ristrutturato, abbandonato. Ultima pasticceria per questa colazione, Union. Non c'è nessuno. Super tranquillo. Uno spettacolo. Uno spettacolo. No, qui secondo me ci sanno fare. Non c'è nessuno. Ma sì, perché è un posto leggermente dislocato al centro, sembra quasi una boulangerie da quartiere francese. Però cazzo, se ci vorrei aprire, verrei qua sopra. Abbiamo razziato Union e ovviamente dopo che... È una legge, non scritta, quando passi in un posto dove non c'è nessuno e te ne esci, dopo si piena di gente, ragazzi. Siamo maghi. Svoltiamo l'economia. Siamo venuti a mangiare le paste di Union nel caffettino, nel bar di là della strada, che penso c'è una sorta di collaborazione fra i due, perché ci ha detto quello di Union: no, purtroppo non c'abbiamo i tavolini, andate nel bar, prendete qualcosa da bere e li mangiate lì. Attacchiamo subito il croissant, che ha un bel aspetto. Benissimo, incominciamo a scaffarlo. Mi dica se è lui. Può andare bene. Sei pronto? Mamma mia. 3, 2, 1. La. Conclusione col botto, con l'unione. Che devi dire una roba del genere? Che devi dire? Non aspettavo croccante all'esterno, eh? Invece è morbido. Comunque super scioglievole. Senti come ti lascia la bocca. Sì, dolce proprio. Questo qui invece te lo lascia bello pieno di burro. Sì, che alla fine il croissant non deve essere da mezze fighette, il croissant deve sapere di burro, punto. Lei, non so come si chiami, non mi ricordo il nome, ma è una sorta di vaso di Pandora con dentro confettura di mirtilli, frutti di bosco, credo. Penso si chiami Felicità. È un buco nero. Uno. No. Ciao, vai. Molto sprognolo. More e limone. Ci sta a perfezione. Ah, ti devo dire, questa confettura così non mi fa impazzire, non mi piace. Cioè, a tratti sa di pomodoro della pizza. No, dai. È troppo acida. Però l'impasto esterno è una bomba a mano. Per me, Kraffin, ok? Del French Bastard. E questo, cioè, 50-0. Si chiude con l'Apple Bomb. È perfetta, non si capisce dove inizia e dove finisce questa. C'è una struttura incredibile all'esterno e dentro. E dentro ripiena la mela. Non so se ci sarà i pezzettoni proprio di mela, spero di sì. Spero che ci sia anche della cannella. Si può, non vale che te sbirci. Ma dai, ma guardate che roba, fra. Per me questa sia la perfezione. Manca la cannella. Sarebbe stata perfetta la cannella qui dentro. Aspettavo più croccante. Qua comunque impasto scioglievole, che è molto leggero. Poi cioè, le mele dentro sono ridotte a crema. C'è da dire qua che l'estetica batte il gusto. Non è perfetto perché mancava magari il croccante. Mancava secondo me anche un leggermente più speziatura dentro la farcia delle mele, perché è molto leggera, molto delicata. Però è un super sfogliato questo. Top 3 di quelli che sono mangiati oggi, secondo me.
A Mindaster? Sì. Qui da Union si è fatto i buchi per terra. Direi gran finale. Allora, poteva andare meglio questo video sulle colazioni a Parigi? Che dici? Poteva andare molto meglio, ma anche la nostra speranza era di trovare qualcosa di meglio. C'è anche da dire che in questi mesi posti belli ne abbiamo trovati di spessore, però c'è ancora da dire che non è finita qui. Questo è solamente l'inizio di questa nostra ricerca e caccia ai miglior croissant, ai miglior sfogliati. Guarda, non lo diciamo, ma ci siamo tenuti un paio di chicchette che le teniamo proprio all'ultimo, perché vogliamo goderci. Allora, vi do uno spoiler. Uno ovviamente, vabbè, Cédric Grolet, e poi un altro è uno... E l'altro... Non si dice. Vabbè, però sarà migliore di Cédric Grolet. Io lo spero. Quindi aspettatevi della gran bella roba. Perciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, speriamo comunque di avervi dato dei buoni spunti dove fare colazione a Parigi. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.